Mister, grande prestazione oggi del Bitonto, battuta una squadra forte che sulla carta poteva crearci non poche difficoltà. Sì, dovevamo fare questa prestazione, per avere la meglio su questa squadra sapevamo di dover fare una grossa prestazione, quindi i ragazzi sono stati veramente bravi, abbiamo fatto una prestazione gagliarda, con qualità, con personalità, con cuore, tutti gli ingredienti che servono per affrontare una squadra così ostica e per venirne a capo. Abbiamo fatto un risultato secondo me meritato, quindi bene così, continuiamo, è passata un'altra partita, sappiamo che è ancora lunga, però questo è il momento di battere il ferro, è il momento di provare a vincere più partite possibile, perché poi man mano che le partite diventano meno, per quelli dietro diventa sempre più ristretto, no? Il margine, e quindi è il momento di dare tutto. Una squadra che ha riattaccato un po' la spina, soprattutto dopo quei 20 minuti finali, 20-25 minuti finali di domenica scorsa, che ci sono costate molto molto caro. Oggi il Bitonto c'era sia a livello fisico che a livello mentale. Sì, vabbè, ormai quella partita, come detto te prima, mi avete visto arrabbiato, c'era grande rabbia soprattutto per il modo con cui abbiamo regalato i due gol, perché poi, come ho detto domenica scorsa, due gol si possono prendere, trovi una squadra che ti trova la giocata giusta, ci sta, c'è anche la bravura degli avversari. Prendere due gol come li abbiamo presi noi è stato più un demerito nostro che un merito degli avversari. E naturalmente per una squadra, per quello che ci stiamo giocando, bastava un pizzico di attenzione in più, sarebbero stati due punti importanti, che stavamo meritando ampiamente. Però, va bene, in un percorso di una stagione poi non tutte le giambelle vengono perfette, abbiamo avuto queste piccole disattenzioni, le abbiamo pagate, spero solo che ci valgano da lezione per sapere che le partite fino al 90esimo, 92esimo, 95esimo, non so, finché l'arbitro non decide di decretare il triplice fischio, bisogna stare in partita, anche se si è 2-0 non bisogna dare la possibilità agli altri emotivamente di riaprire la partita, perché anche un gol ti permette di rimanere su ma cambia gli equilibri, e Gradato è stato proprio così, sul 2-0 sembrava una partita morta, sembrava una squadra che non ci credesse più, hanno trovato questa palla. Non è che ci abbiano creato granché, però emotivamente ci credevano, sono rientrati in partita. Dobbiamo essere bravi in questo, però oggi abbiamo risposto bene, da grande squadra, ripeto, contro una squadra tosta, i ragazzi hanno fatto veramente complimenti. Sguardo domenica prossima, in trasferta contro l'ultimo in classifica, come si prepara una partita così? E poi la domanda ovviamente sulla classifica, più 2 sul Foggia, più 4 sul Sorrento, il Cerignola oggi si è fermato, più 7 sulla squadra ofantina. Ormai sono queste quattro le quattro candidate, insieme ovviamente ai neroverdi. Sì, diciamo che sono quelle che hanno qualche chance in più, anche perché quelle che stanno dietro a queste quattro non devono recuperare su una squadra, devono recuperare su quattro, quindi devono sperare che quattro squadre perdano tanti punti. È normale che diventa un po' complicato. E, per quanto riguarda come si prepara, innanzitutto guardando meno la classifica, e poi ricordando che l'andata è l'unica squadra che ci ha battuto in casa. E poi, se ci può aiutare, andarsi a vedere che solo domenica scorsa l'Agropoli in casa ha fermato il Foggia sullo 0-0. Quindi mi sembrano già tre elementi, tre indizi che fanno una prova. La prova che sarà una partita tosta, la prova che sarà una partita dove troveremo una squadra che proverà a fare di tutto per fare punti e per poter entrare nella zona play-out almeno. In questo momento il loro obiettivo penso che sia quello di raggiungere il terzo ultimo posto. Quindi godiamoci questa vittoria. Da domani i ragazzi in primis, insieme a tutto lo staff, dobbiamo subito rituffarci nel campionato e preparare alla grande questa partita.